Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo della stregoneria in Puglia. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Le streghe animano da sempre il folklore italiano e purtroppo anche le pagine più sporche della cronaca passata. Mi riferisco agli anni in cui le sacre inquisizioni, ingiuste e meschine, portarono a rogo centinaia e forse migliaia di donne innocenti, di ogni credo ed età, accusate di avere rapporti con Satana e le forze demoniache. Secondo le leggende più popolari, le streghe erano le amanti di Satana, donne che per poter ottenere gli immensi poteri di cui potevano disporre sarebbero state disposte a tutto, perfino a vendere la loro stessa anima al demonio. Si narra che queste donne erano dedite all'omicidio di fanciulli, spesso sottratti alle loro madri con l'inganno, per potersi poi cibare delle loro carni ed ottenere così il consenso del diavolo, indispensabile al fine della stipulazione del famoso patto di sangue. I loro poteri sono descritti in centinaia di modi differenti. Sarebbero state in grado di controllare le forze della natura, avrebbero potuto scatenare terribili pestilenze su interi villaggi, sarebbero state in grado di mutare il loro aspetto e mostrarsi come fanciulle indifese, oppure si sarebbero potute trasformare in animali quali gatti, topi, corvi, ranni, eccetera. Tuttavia, il loro potere più spaventoso ed anche quello più noto sarebbe stato quello di poter volare cavalcando la loro fedele scopa. In questo modo le streghe avrebbero potuto osservare dall'alto i villaggi presi di mira ed escogitare le strategie migliori per poter scatenare le potenze demoniache sulle ignare vittime. Quest'ultima facoltà gli veniva conferita dal diavolo in persona a seguito di un macabro rituale. La strega ungeva il bastone della sua scopa con unguenti speciali, un grasso ottenuto dalla lavorazione dei corpi dei bambini brutalmente assassinati. Ovviamente in tali descrizioni si cela il fanatismo ideologico-religioso che all'epoca dominava le menti dei ceti più poveri, spinto dagli interessi dei ceti più ricchi. Le accuse mosse alle streghe e agli stregoni erano di una gravità tale che le loro figure finirono per essere accomunate a quelle demoniache. In pratica, perdevano lo status di esseri umani e acquisivano quello di demone, il che rendeva più facile la loro condanna, a morte, le torture e poi chiaramente, le brutali, appunto, esecuzioni come, quelle più note, quindi l'uccisione sul rogo e così via. In Italia i racconti sulle streghe presero il sopravvento soprattutto nel Medioevo e la città di Benevento ha ancora oggi la fama di essere il luogo in cui le streghe si radunavano per dar vita ad orgie rituali e sprigionare in questo modo grandi quantità di magia detta sessuale. Secondo le leggende, i loro raduni, i sabba, consistevano non solo in atti sessuali promiscui, ma anche in banchetti lussuosi e danze sfrenate, vere e proprie feste offerte da Satana in persona, che ne prendeva anche parte, e nelle quali le donne e gli uomini, gli stregoni appunto, si lasciavano andare ad ogni sorta di peccato immaginabile. Ritornando alle streghe pugliesi, dopo la doverosa e generale premessa sull'argomento, queste venivano chiamate macare o maciare, in base al dialetto del posto che in Puglia cambia molto da zona in zona. La leggenda vuole che avessero il potere di eseguire o sciogliere le fatture, quindi potevano essere sia benevole che malvagie in base al loro comportamento, fermo restando che venivano comunque viste con diffidenza e timore, quindi collocate in un'ottica relativamente negativa, soprattutto dal punto di vista religioso. I servigi più richiesti a queste strane figure erano lo scioglimento di fatture, o i malocchi, lo spezzare l'invidia, l'allontanare la paura, oppure il legamento d'amore, oppure il taglio dei vermi della pancia, una sorta di rituale che serviva per placare, il mal di pancia, la maledizione vera e propria, e quindi, in questo caso parliamo di magia nera.
Le leggende pugliesi attribuiscono alle maciare la capacità di trasformarsi in gatte nere grazie all'uso di unguenti magici e ci informano dell'esistenza di due diversi gruppi di streghe, le maciare, di cui abbiamo già accennato, e le striare, considerate totalmente negative. Mentre le maciare spesso avevano un ruolo da guaritrici, quindi potevano apportare benefici alla società eseguendo rituali di purificazione e guarigione. Le striare sarebbero state edite ad omicidio, infanticidio, ad ogni sorta di crimine contro gli esseri umani. In pratica erano il prototipo di strega malvagia per eccellenza. Il termine macaro, maciara, deriva probabilmente dal termine dialettale con cui si indicava la magia, ossia la macia. Bisogna però considerare che esiste un riferimento ad una divinità greca di nome Macaria, menzionata unicamente, dalla Suda, un testo tardo bizantino dell'undicesimo secolo. Figlia di Ade, considerata la dea che incarna la morte beata, quindi il nome Macara potrebbe anche avere origine in reminiscenze di antichi culti pagani. Ancora oggi esiste la ferma convinzione in Puglia della reale esistenza delle macare e delle striare, così come esistono tantissime leggende che però tratterò singolarmente in video dedicati. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.